Nel mondo del car fishing, ragazzi, una delle prime esche, specialmente nel mondo self, che vengono utilizzate per creare un mix fruttato che sia veramente molto attrattivo e stimolante per le carpe, come tutti ormai sanno, sono i mix di banana, quindi palline alla banana. Ma oggi siamo qui da Alberto alla Monster Fish Bite per vedere cosa ha di differente questa pallina alla banana e questo mix rispetto agli altri che trovate normalmente in commercio. Andiamo a vedere. Tanti diranno, vabbè, una pallina alla banana classica, cosa ha di differente? Beh, il jolly che si sono giocati su questa pallina è composto da tre elementi fondamentali: l'idrolizzato di fegato, l'arachide tostata e alcune spezie, tra le quali la curcuma, che gli dà questo fantastico colore giallo naturale che, a differenza di come spesso si trova in commercio, non è dato appunto da coloranti artificiali ma da una spezia che ha questo fantastico colore naturale. Quindi, ragazzi, un aroma storico che cattura da sempre, con quel jolly in più che si sono voluti giocare per riuscire a dare una pallina ancora più performante e ancora più attrattiva per i pesci. Quindi dalla Monster Fish Bite è tutto, ci vediamo in pesca. Se volete vedere le specifiche tecniche e acquistarle, andate sul sito monsterfishbite.com, andate a vedere i nostri canali social, sia Facebook che YouTube, e che dire, ci vediamo presto sulle sponde dove proveremo queste fantastiche palline. E quindi niente, ora... Oh, allora... Oh, Ivan!